proprio ieri a Napoli c'è stata una manifestazione per ricordare un immigrato che in realtà viveva a Napoli, morto bruciato all'interno di una baraccopoli nel Foggiano, e con i decreti di sicurezza che sono ancora lì e che continuano, diciamo, a determinare precarietà nella vita di queste persone. Io ricordo poi quel tempo, sembra già lontanissimo, un po' per la pandemia, un po' perché la memoria porta a svanire, ma quando fu costituito il governo Conte 2 con una maggioranza diversa, si disse che uno dei capisaldo di questa nuova maggioranza era, alcuni dicevano la cancellazione, altri il cambiamento dei decreti, delle leggi sicurezza. Mi par di capire che nulla è stato fatto, quindi da questo punto di vista c'è stato un cambio per non cambiare nulla.